Ascoltatori, io sono Giada e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per il terzo video della Read and Share Christmas Challenge organizzata con le mie amate Gabriella di Fangirl With Books, Ileana di Oma Piansia, La Svamps e Chantal di Fairy With Hobbit Fit. Stiamo appunto portando sui nostri canali una serie di video a tema natalizio per questa challenge e oggi vi parleremo di film natalizi. I film natalizi sono praticamente per me una delle cose preferite del Natale perché mi fanno calare appieno nell'atmosfera. E vi parlerò in questo video di quelli che sono i miei film natalizi preferiti. Per l'occasione ho pensato di diventare un piccolo elfo di Babbo Natale, come potrete notare dal mio make-up e dal mio look. Mi sentivo particolarmente ispirata e quindi ne è uscito questo. Ah, e prima che mi dimentico, ci tenevo tantissimo a ringraziare tutti quelli che tra di voi stanno partecipando alla nostra challenge. Siete tantissimi, state postando su Instagram delle foto bellissime, io le guardo sempre tutte, sono veramente stupende. Spero tantissimo che i video che stiamo portando sui nostri canali per questa challenge vi piacciono. Bene, dopo questa piccola premessa cominciamo subito con il video. Allora, ho pensato di partire con due film che sono praticamente i due film più iconici del Natale, quelli che tutti hanno visto almeno una volta nella vita. Il primo film, che è praticamente uno dei miei film preferiti in assoluto, è Nightmare Before Christmas. Come non amare questo capolavoro di Tim Burton? Nightmare Before Christmas è un film d'animazione del 1993 realizzato interamente in stop motion, ossia usando dei pupazzi mossi a mano dagli animatori di fotogramma in fotogramma. Cosa a dir poco incredibile. È un film in realtà che può essere visto come atmosfera sia ad Halloween che a Natale, perché è ambientato nel paese di Halloween, un mondo immaginario dove tutto ruota intorno al 31 ottobre, ossia Halloween. Protagonista è Jack Skeleton, re delle zucche e re di Halloween, che però da tempo stanco di questa festività. E mentre un giorno vagherà nella foresta insieme a Zero, il suo cagnolino fantasma, verrà particolarmente attratto da una porta con il disegno di un albero di Natale sopra, l'aprirà e verrà risucchiato in quella che è la città del Natale. Completamente innamorato di questa festività, quindi del Natale, Jack farà ritorno alla città di Halloween per portare da loro anche il Natale. Sarà affiancato da una miriade di personaggi diversi che popolano la città di Halloween e non solo, in particolare da Sally, la sua più cara amica, ecco lei che è sempre stata e sempre è al fianco di Jack. Nightmare Before Christmas è un film che scoprì, penso come tantissimi di voi, da bambina, quando ero veramente molto piccola. Ed è un film che dalla prima volta in cui lo vidi me ne innamorai completamente. Io ormai ho perso il conto di quante volte ho visto Nightmare Before Christmas. So a memoria praticamente ogni singola canzone, e io e le mie cugine e mia sorella, quando eravamo bambine, recitavamo anche Nightmare Before Christmas. Io amavo e amo Sally, è uno dei miei personaggi femminili preferiti e il mio personaggio preferito praticamente del film. È un film, è una storia che è capace di emozionare sempre. Non importa se è la prima volta che lo vedi o la millesima volta che lo vedi, proverai le stesse identiche emozioni. Ed essendo un film d'animazione musical, le canzoni sono una delle cose più belle. Io le amo tutte, dalla prima all'ultima. È un film a cui sono immensamente legata, perché appunto è un film che mi ha accompagnato praticamente per tutta la mia vita da quando ero bambina e che guardo e riguardo ogni Halloween e ogni Natale, l'appuntamento fisso. È inutile dirvi che ve lo consiglio tantissimo, perché penso che ormai tutti lì fuori abbiate visto Nightmare Before Christmas almeno una volta. Se non l'avete fatto, dove avete vissuto finora? Il secondo film che io adoro e che è iconico del Natale insieme a Nightmare Before Christmas è Il Grinch. Film del 2000 basato sull'omonimo romanzo e diretto da Ron Howard con protagonista Jim Carrey. La storia è ambientata nel paese di Chi Non So, abitato dai Non So Chi. A Chi Non So la festività più importante è appunto il Natale. Un Natale che si aspetta e si prepara tutto l'anno. L'atmosfera di Chi Non So è atmosfera natalizia perenne e i Non So Chi, tutti i Non So Chi amano il Natale, o meglio, tutti tranne uno. C'è infatti una creatura che detesta il Natale, un essere verde che abita Monte Briciolaio insieme al suo cane Max e che è temuto da tutti Non So Chi. La piccola e dolce Cindy Kilou di 6 anni avrà un incontro improvviso con il Grinch e da lì inizierà ad interessarsi a questa creatura, al suo passato, alla sua storia, e cercherà proprio attraverso il Grinch di mostrare e di portare nel paese di Chi Non So quello che è il vero spirito del Natale. Il Grinch è una delle storie più famose sul Natale ed è anche questo un film che ho visto per la prima volta quando ero piccolissima e che da allora rivedo praticamente ogni singolo anno. Ho sempre pensato che Jim Carrey nei panni del Grinch sia perfetto. Io penso che la sua interpretazione come il Grinch sia una delle sue interpretazioni da attore che più ho amato. È straordinario. E poi la cosa che amo di questo film è che mette insieme diversi aspetti. L'aspetto comico, che è uno dei principali del film,
fa un sacco ridere, il Grinch fa un sacco ridere, ci sono delle scene veramente esilaranti, iconiche, che io amo. Amo e che nonostante le sappia praticamente a memoria, io rido e mi diverto ogni volta che le vedo. E ci sono poi tutti quegli aspetti più profondi che ti fanno emozionare, sia per quanto riguarda la storia del Grinch, del suo passato, di quando il Grinch era bambino. Ragazzi, io piango ogni volta perché è così triste, mi scendono sempre le lacrime. E poi Cindy Kilou, una bambina che si suppone, come tutti gli altri bambini, debba pensare ai regali, ma che invece va oltre e vede oltre. È dolcissima, io amo Cindy Kilou, l'amo profondamente. Pensate che quando ero piccola volevo farmi fare la sua pettinatura e volevo il suo vestito, volevo essere come lei praticamente a Natale, perché ragazzi, le pettinature dei non so chi, cioè parliamone, sono bellissime, sono eccentriche e bellissime. Quindi sì, sebbene possa risultare banale, anche se in realtà lì fuori sono un sacco di persone a cui il Grinch non piace, io in realtà lo adoro, è uno dei miei film di Natale. Poi un altro film che non potevo fare a meno di inserire in questa lista è L'amore non va in vacanza. Si tratta di una commedia romantica ambientata durante il periodo natalizio con quattro straordinari attori che io amo, ossia Kate Winslet, Jack Black, Jude Law e Cameron Diaz. La storia è incentrata appunto su quattro personaggi interpretati da questi quattro attori. Iris è perdutamente innamorata di un suo collega di lavoro che però sta per sposare un'altra. Dall'altra parte del globo abbiamo invece Amanda, il cui lavoro è realizzare trailer cinematografici e che però si rende conto che l'uomo con cui vive le è stato infedele. Due donne quindi che non si sono mai incontrate, che hanno due vite, due personalità completamente diverse, che vivono a miglia e miglia di distanza, ad un certo punto entreranno in contatto l'una con l'altra per caso attraverso un sito web in cui si può scambiare la casa. Entusiaste, Iris ed Amanda accettano questo scambio e decidono quindi di trascorrere le vacanze di Natale l'una nella casa dell'altra. E da qui ovviamente ne seguiranno delle situazioni esilaranti e sia Iris che Amanda finiranno attraverso questo scambio col trovare l'amore, perché appunto, come ben presto impareranno, l'amore non va in vacanza. È un film che se non avete mai visto io ve lo consiglio con tutto il cuore, perché è una commedia d'amore veramente bellissima. Gli attori sono tutti bravissimi ed eccezionali e questo è stato praticamente il film in cui ho conosciuto e mi sono perdutamente e follemente innamorata di Jude Law. Ho amato tantissimo il personaggio di Iris e di quello che rappresenta come donna. Mi ha emozionato tantissimo la sua storia, il finale e la morale praticamente della sua storia. È un film che regala delle emozioni stupende, che commuove e fa piangere, che diverte. Insomma, tutti quegli ingredienti che lo rendono per me un film perfetto e soprattutto perfetto da guardare durante il periodo di Natale. Altro film un po' sulla scia di L'amore non va in vacanza è Love Actually, L'amore davvero. Si tratta di un film corale del 2003, anche qui con un cast eccezionale. Tra me infatti gli affascinanti Hugh Grant e Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley e Alan Rickman. Ed è un film corale perché la trama è praticamente un intreccio di storie e relazioni, in particolare di 10 storie con protagonisti inglesi molto diversi tra loro e uniti appunto da quello che è il contesto natalizio, quindi l'atmosfera di Natale. E oltre al Natale anche l'amore è al centro del film. E ciò che adoro di questo film è proprio il modo in cui l'amore come tema viene trattato, come si parli d'amore in tantissimi modi diversi, come se ne affrontino tutti i principali aspetti. Il regista è riuscito ad unire un cast eccezionale e fantastico con una storia bella, emozionante e soprattutto divertente e simpatica. Questo film, nonostante il suo lato divertente, comunica un messaggio veramente, veramente profondo. Ci mostra quanto amore ci sia intorno a noi, quanto amore ci sia nel mondo, di diversi tipi, quanto amore possiamo dare, quanto possiamo riceverne. Un altro film che collego tantissimo al Natale e che guardo spesso durante questo periodo è Piccole donne, in particolare il film del 1994. Si tratta appunto del credo terzo adattamento cinematografico del classico Piccole donne di Louisa May Alcott. Ed è soprattutto il primo adattamento di Piccole donne con una regia femminile, infatti la regista è l'australiana Gillian Armstrong. Nel film abbiamo due attrici famosissime, ossia Winona Ryder e Kirsten Dunst. La curiosità bellissima e particolare di questo film è che fu proprio Winona Ryder ad insistere nella realizzazione e soprattutto che scelse per sé il ruolo di Jo March, che tra l'altro è praticamente il mio personaggio preferito di Piccole donne. Lo vidi per la prima volta in TV perché lo diedero proprio durante il periodo di Natale e se non sbaglio spesso lo rifanno proprio in questo periodo, quindi sia per questa ragione lo collego comunque al Natale, ma in generale anche perché l'atmosfera di Piccole donne è principalmente quella invernale e natalizia. Io
adoro questa storia e adoro il modo in cui è stata raccontata all'interno di questo film. Ho amato Winona Ryder nel suo ruolo di Joe e mi dà veramente le emozioni, le sensazioni natalizie, quindi lo rivedo spesso durante questo periodo. Se vi piacciono i film basati sui classici e soprattutto se vi piace Piccole Donne, non fatevi sfuggire questo adattamento. Altro film sicuramente poi un po' iconico comunque del Natale è Mamma, ho perso l'aereo. Anche per quanto riguarda questo film io ormai ho perso il conto di quante volte l'abbia visto, cioè davvero. È una commedia americana del 1990 diretta da Chris Columbus ed è stato praticamente il film commedia con maggiore incasso nella storia degli Stati Uniti. Ci troviamo a Chicago, dove la famiglia McAllister si sta preparando per la vacanza di Natale a Parigi. La mattina della partenza, nella fretta dei preparativi e del correre appunto all'aeroporto per prendere l'aereo, il figlio più piccolo, Kevin, viene dimenticato a casa e ne seguiranno delle avventure divertentissime, anche perché la famiglia di Kevin sarà impossibilitata a tornare a Chicago per via del maltempo e dei voli degli aerei, e quindi Kevin trascorrerà praticamente le sue vacanze da solo a casa. Mamma, ho perso l'aereo è praticamente uno dei simboli natalizi della nostra infanzia. È divertentissimo, fa un sacco ridere e finiamo sempre col vederlo ogni anno in televisione, che lo desideriamo o meno. E la situazione di Kevin rispecchiava un po' anche quello che è il sogno di ogni bambino, ossia trascorrere il tempo da solo a casa e poter fare tutto quello che si desidera senza che ci venga vietato. E possiamo parlare poi delle iconiche scene con i ladri, delle trappole, cioè geniale. E infine l'ultimo film che ho deciso di inserire in questa lista è Barbie e lo schiaccianoci. Non so chi tra di voi ama i film d'animazione di Barbie, però questo qui è in assoluto uno tra i miei preferiti, se non il mio preferito. Barbie e lo schiaccianoci è uno dei miei film del cuore e lo vedo a Natale proprio perché è ambientato durante questo periodo. È un film d'animazione del 2001 uscito per la Universal Pictures e la storia è vagamente e liberamente ispirata al racconto dello schiaccianoci di Hoffman. Ci troviamo nella Germania del 19 secolo e Clara Barbie è una bravissima e bellissima ballerina che dopo la morte dei genitori è stata cresciuta dal burbero nonno insieme al fratellino Tommy. Durante la sera della vigilia di Natale a casa del nonno, appunto di Clara, ci sarà questa bellissima festa alla quale prenderà parte anche zia Elizabeth, che è la zia avventurosa e sempre in giro per il mondo di Clara. Zia Elizabeth regalerà a Clara per Natale un bellissimo uomo schiaccianoci di legno e quella stessa sera, mentre Clara dorme, verrà trasportata in un mondo fatto di magia e vivrà appunto delle avventure proprio a fianco dello schiaccianoci e di tantissimi altri personaggi che vedremo nel corso della storia. È un film per me veramente magico, amo le avventure che Clara insieme allo schiaccianoci vivranno alla ricerca della principessa del regno candito. Le scene di danza all'interno del film sono bellissime e sono state create proprio da un coreografo. Io amo il racconto dello schiaccianoci e la storia appunto dello schiaccianoci e quindi mi innamorai follemente di Barbie e lo schiaccianoci e ogni Natale mi viene sempre la voglia di rivederlo. Questi erano alcuni tra i miei film natalizi preferiti in assoluto. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, commentate, fatemi sapere giù nei commenti se tra i film che vi ho citato c'è qualche film che amate anche voi, quali sono i vostri film natalizi preferiti. Insomma, fatemi sapere giù nei commenti, così ne parliamo, ci scambiamo opinioni e scopriamo insieme nuovi film di Natale. Vi ricordo di passare anche sui canali di Chantal, Gabriella e di Leana, che vi lascio giù nella info box, e andare a scoprire anche quali sono i loro film natalizi preferiti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e mi raccomando attivate la campanella in modo da essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, e giù nell'info box appunto troverete tutte le informazioni che vi servono, più i miei altri social network e il mio link d'affiliazione Amazon. Ora andate e fate una scorpacciata di film natalizi. Noi ci vediamo nel prossimo video, lettori, ciao!